chiamo Giovanni Lamoretti, amministro l'azienda di famiglia che è di proprietà di me e dei miei fratelli e quindi con me ci sono anche Sara e Mauro. L'azienda si trova sulle prime colline a sud della città di Parma, in una conca ben esposta e i 20 ettari di vigneto sono collocati tra i 210 e i 310 metri sul livello del mare. È nata nel 1930 per opera dello zio di mio papà, lo zio Giuseppe D'America, che di ritorno dagli Stati Uniti, dopo un'emigrazione di 10 anni, ha acquistato i terreni e ha cominciato a coltivare le uve, tutte quelle tipiche del territorio. Mio padre e mia madre hanno dato un altro impulso all'attività vitivinicola e nel 2003, seguendo il richiamo della terra, sono entrato anch'io in azienda a tempo pieno. Produciamo tutti i vini tipici della zona d'origine dei Colli di Parma, tutti i vini DOC, quindi la Malvasia di Candia aromatica prima di tutto, che è un vitigno autoctono, il rosso, uvaggio di Barbera e Bonarda, e il Sauvignon Blanc, che si trova da due secoli sulle nostre colline. Li vinifichiamo nel rispetto del disciplinare del consorzio, alla ricerca della tipicità, della salvaguardia delle varietà tipiche della nostra provincia. Noi vogliamo preservare le caratteristiche del vitigno nel bicchiere. La Malvasia di Candia aromatica la vinifichiamo in tre tipologie diverse e ad accanto alla Malvasia più tipica, che è la versione frizzante e secca, abbiamo cominciato nel 2008 a produrre anche una versione ferma e dal 2018 l'abbiamo anche spumantizzata.